Buongiorno a tutti. Good morning. Today we're carrying on the what do we see when we look at Jesus? Oggi continuiamo a vedere cosa vediamo quando guardiamo Gesù. And today it's his heart. E oggi parliamo del cuore. Our heart is an amazing organ. Il nostro cuore è un organo straordinario. It's about the size of my fist. È grande quanto il mio pugno. And yet it pumps just over 9,000 liters of blood around our bodies every day. Eppure pompa oltre 9,000 litri di sangue nel nostro corpo ogni giorno. It beats once every second. Batte una volta al secondo. And here are two fun facts. E ecco due fatti singolari. Most heart attacks happen on a Monday. La maggior parte degli attacchi di cuore, gli infarti, avviene di lunedì. And the most common day of the year for a heart attack to happen is. E il giorno più comune dell'anno per un infarto è. Christmas Day. Il giorno di Natale. Poets have written millions of words about the heart. I poeti hanno scritto milioni di parole sul cuore. Pop stars have sung about it. E le pop star ne hanno fatto canzoni. Shakespeare wrote verse using its rhythm. Shakespeare ha scritto versi imitando il suo ritmo. And Pliny the Elder coined the most famous quote about the heart. E Plinio il Vecchio ha coniato la più famosa citazione sul cuore. Home is where the heart is. La casa è dove si trova il cuore. Where is your heart today? Dove è il tuo cuore oggi? Where is mine? Dove è il mio? Let me pray for us in the words of this ancient prayer. Preghiamo con le parole di questa antica preghiera. Lord of my heart, give me vision to inspire me. Signore del mio cuore, dammi una visione che mi ispiri. Lord of my heart, give me light to guide me. Signore del mio cuore, dammi luce per guidarmi. Lord of my heart, give me wisdom to direct me. Signore del mio cuore, dammi la saggezza per dirigermi. Lord of my heart, give me courage to strengthen me. Signore del mio cuore, dammi coraggio per rafforzarmi. Lord of my heart, give me trust to console me. Signore del mio cuore, dammi fiducia per consolarmi. Amen. Amen. We've learned what we see when we look at the face and posture of Jesus. Abbiamo imparato cosa vediamo quando guardiamo il volto e la postura di Gesù. Today we're going to look at his heart. Oggi guarderemo il suo cuore. And discover what that teaches us about God. E scopriremo cosa ci insegna su Dio. And how we should respond to what we discover. E come dovremo rispondere a ciò che scopriamo. I'm possibly going to start in a place you don't expect. Forse inizierò con qualcosa che non vi aspettate. I want to talk about the broken heart of God. Voglio parlare del cuore spezzato di Dio. We sing quite regularly, "Break my heart for what breaks yours." Noi cantiamo spesso, "Spezzi il mio cuore per ciò che si spezzi il tuo." But what breaks the heart of God? Ma cosa spezzi il cuore di Dio? This is the moment when it happens for the first time. Questo è il momento in cui accade per la prima volta. Genesis 3, verse 8 to 13. Genesi capitolo 3, versetti 8 a 13. When the cool evening breezes were blowing, the man and his wife heard the Lord God walking about in the garden. So they hid from the Lord God among the trees. Then the Lord God called to the man, "Where are you?" He replied, "I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid because I was naked." "Who told you that you were naked?" the Lord God asked. "Have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat?" The man replied, "It was the woman you gave me who gave me the fruit and I ate it." Then the Lord God asked the woman, "What have you done?" Poi udirono la voce del Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera.
E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero, e io ne ho mangiato». Dio il Signore disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» What have you done? Cosa hai fatto? Once we walked with God and lived in his presence. Una volta camminavamo con Dio e vivevamo alla sua presenza. But as humans we chose instead the tantalizing, all-consuming guile of sin. Ma come esseri umani abbiamo scelto invece l'allettante astuzia che tutto consuma del peccato. And as a race, we continue to do so. E come razza continuiamo a farlo. We can't blame anyone else. Non possiamo incolpare nessun altro. 1 John 1 verse 8 says, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. 1 Giovanni 1:8 dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Colossians 3 verse 5, put to death therefore whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. In Colossesi 3 5 dice: fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi e la cupidigia che è idolatria. Jesus said that the problem of sin is what comes from within our hearts. Gesù disse che il problema del peccato è quello che viene da dentro il nostro cuore. Matteo. Mark 7, verse 20 to 22. And then he added, it is what comes from inside that defiles you. For from within, out of a person's heart, come evil thoughts: sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness. Marco capitolo 7, versetto 20. Diceva inoltre: è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo, perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. None of us have pure motives. Nessuno di noi ha motivazione pure. And that what have you done echoes through the generations. E quel cosa hai fatto riecheggia attraverso le generazioni. But if it's our sin that breaks God's heart, ma se è il nostro peccato che spezza il cuore di Dio, it's his love that finds a way to bring about healing. È il suo amore che trova il modo di guarire. We see it most forcefully when we read about Jesus in the Garden of Gethsemane on the night he was betrayed. Lo vediamo con più forza quando leggiamo di Gesù nel giardino di Getsemani la notte in cui fu tradito. Matthew 26, verse 36 to 46. Then Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane, and he said, sit here while I go over there to pray. He took Peter and Zebedee's two sons, James and John, and he became anguished and distressed. He told them, my soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me. He went on a little farther and bowed with his face to the ground, saying, praying, my Father,
If it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine. Then he returned to the disciples and found them asleep. He said to Peter, couldn't you watch with me even 1 hour? Keep watch and pray so that you will not give in to the temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Then Jesus left them a second time and prayed. My Father, if this cup cannot be taken away unless I drink it, your will be done. When he returned to them again, he found them sleeping, for they couldn't keep their eyes open. So he went to pray a third time, saying the same things again. Then he came to the disciples and said, go ahead and sleep, have your rest. But look, the time has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Up, let's be going. Look, my betrayer is here. Matteo capitolo 26, da versetto 36. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli, sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo. Cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. È andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo, Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro, così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo, Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora lasciatili, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro, dormite pure oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina. E il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. This is what N.T. Wright says about this scene. Questo è ciò che il teologo N.T. Wright dice di questa scena. Gethsemane is absolutely central to any proper understanding of who Jesus really was. Il Getsemani è assolutamente centrale per ogni corretta comprensione di chi fosse realmente Gesù. But certainly Matthew is clear that at this crucial moment. Ma certo, Matteo è chiaro che in questo momento cruciale Jesus had urgent and agitating business to do with his father. Gesù aveva affari urgenti e spiacevoli da compiere con suo padre. He had come this far. Era arrivato fin là. He had told them again and again. Aveva detto loro più e più volte that he would be handed over, tortured and crucified. Che sarebbe stato arrestato, torturato e crocifisso. But now, at this last minute, ma ora all'ultimo momento, this knowledge had to make its way down from his scripture-soaked mind into his obedient praying heart. Questa conoscenza doveva farsi strada dalla sua mente intrisa di scritture fino a un cuore obbediente che prega. And it's wonderfully comforting, as the writer to the Hebrews points out. Ed è meravigliosamente confortante, come sottolinea lo scrittore agli Ebrei, that he had to make this agonizing journey of faith.
just as we do. Che egli dovete fare questo straziante viaggio di fede proprio come noi dobbiamo farlo. If it's possible, please make it that I don't have to drink this cup. Se è possibile, passi oltre da me questo calice. Jesus was resolutely determined to understand this fateful moment. Gesù era fermamente determinato a comprendere questo momento fatidico. In the light of the long scriptural narrative that he saw now coming to its climax in his death. Alla luce della lunga narrazione delle scritture che vedeva ora giungere al suo culmine nella sua morte. But precisely because of that, ma proprio per questo, he realized in a new and devastating way that, si rese conto in modo nuovo e devastante that he was called to go down into the darkness deeper than anyone had gone before. Che lui era chiamato a scendere nell'oscurità più in profondità di chiunque altro prima. The darkness of one who, though he was the very Son of God, l'oscurità di colui che, pur essendo il figlio stesso di Dio, would drink the cup which symbolized God's wrath against all that is evil. Avrebbe bevuto il calice che simboleggiava l'ira di Dio contro tutto ciò che è male. All that destroys and defaces God's wonderful world. Tutto ciò che distrugge e deturpa il meraviglioso mondo di Dio. And us, his image-bearing creatures. E noi, le sue creature portatrici della sua immagine. We can see this very process working its way out as the story unwinds. Possiamo vedere questo stesso processo mentre la storia si snoda. All the strands of evil in the world seem to rush together upon him. Tutti gli elementi del male nel mondo sembrano precipitarsi su di lui. The power-seeking politics of the local elite. La politica dell'elite locale alla ricerca del potere. The casual brutality of imperial Rome. La brutalità casuale della Roma imperiale. The disloyalty of Jesus. La slealtà di Giuda. The failure of Peter. Il fallimento di Pietro. The large systems which crush those in their way. I grandi sistemi che schiacciano chi si trova sulla loro strada. And the intimate, sharply personal betrayals. E i tradimenti intimi, fortemente personali. And everything in between. E tutto ciò che sta in mezzo. The scorn, the misunderstanding, the violence. Il disprezzo, l'incomprensione, la violenza. The story is told in such a way that we see and feel. La storia è raccontata in modo tale che noi vediamo e sentiamo. Rather than just think about the many different manifestations of evil in the world. Piuttosto che solo immaginare le diverse manifestazioni del male nel mondo. Matthew invites us to see them all converging on Jesus. Matteo ci invita a vederli tutte convergere su Gesù. That is what this story is all about. Questo è il senso di questa storia. There's truth when we sing. C'è del vero quando cantiamo. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. Non saprò mai che prezzo ha quello che tu hai pagato già. Sin breaks God's heart. Il peccato spezza il cuore di Dio. And it should break ours too. E dovrebbe spezzare anche il nostro. Not just our personal falling short. Non solo ciò che riguarda il nostro personale fallimento, but the myriad ways sin mars this world and the lives of people. Ma anche la miriade di modi in cui il peccato guasta questo mondo e la vita delle persone. I said in my last talk that our gospel is one of love and justice combined. Ho detto nel mio ultimo messaggio che il nostro Vangelo è un Vangelo di amore e di giustizia insieme.
We cannot preach one without the other. Non possiamo predicare l'uno senza l'altro. Neither can we practice one without declaring his love. Né possiamo praticare l'uno senza dichiarare il suo amore. We actually do have to put into language the cry of the oppressed. Dobbiamo veramente mettere in parole il grido degli oppressi. Our focus has to be on the poor, the lost, the lonely, the marginalized, the outcast. La nostra attenzione deve essere rivolta ai poveri, ai perduti, ai soli, agli emarginati, agli esclusi. You may know this story of Saint Lawrence. Forse conoscete la storia di San Lorenzo. When the Roman soldiers came to arrest him during the persecution of Diocletian in 304 AD, quando i soldati romani vennero ad arrestarlo durante la persecuzione di Diocleziano nel 304 d.C., and demanded to see the riches of the church, e pretesero di vedere le ricchezze della chiesa, Lawrence took them out into the streets. Lorenzo li portò in strada. And showed them the poor, the crippled, and the lame. E mostrò loro i poveri, gli storpi e gli zoppi. Here is our gold, he told them. Ecco il nostro oro, disse loro. It's a great line. È una bella risposta. But it got him cooked on a griddle. Ma il risultato è che lo fecero cuocere sulla piastra. At the start of this year, I was sent this. All'inizio di quest'anno mi hanno mandato questo messaggio. It made me laugh. Mi ha fatto ridere. This year I want to be more like Jesus. Quest'anno voglio essere più simile a Gesù. Hang out with sinners. Uscire con i peccatori. Upset religious people. Far arrabbiare le persone religiose. Tell stories that make people think. Raccontare storie che fanno riflettere. Choose unpopular friends. Scegliere amici impopolari. Be kind, loving and merciful. Essere gentile, amorevole e misericordioso. Take naps on boats. Fare penichelle sulle barche. It did make me laugh, but it's a real reminder to not be comfortable in the face of injustice. Mi ha fatto ridere, ma è anche un vero promemoria per non essere a proprio agio di fronte all'ingiustizia. After all, it should break my heart. Perché alla fin fine dovrebbe spezzarmi il cuore. One way we can be more like Jesus is to be open-hearted. Un modo in cui possiamo essere più simili a Gesù è di avere un cuore aperto. His gaze was always one of love. Il suo sguardo era sempre d'amore. His posture always one of welcome. La sua postura era sempre di benvenuto. His heart was always ready to give people a chance. E il suo cuore era sempre pronto a dare una possibilità alle persone. Luke 19:1-9. Jesus entered Jericho and made his way through the town. There was a man named Zacchaeus. He was the chief tax collector in the region, and he had become very rich. He tried to get a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him by name. Zacchaeus, he said, quick, come down. I must be a guest in your home today. Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy. But the people were displeased. He has gone to be the guest of a notorious sinner, they grumbled. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half my wealth to the poor, Lord, and if I have cheated people on their taxes, I will give them back four times as much. Jesus responded, Salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. A Luca capitolo 19, da versetto 1. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco,
cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora per vederlo corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi, presto, perché oggi devo fermare a casa tua». Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: «È andato ad alloggiare in casa di un peccatore». Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo». Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche questo è figlio di Abramo». Zacchaeus was a sinful tax collector and despised by the crowd. Zaccheo era un esattore delle tasse, peccaminoso e disprezzato dalla folla. But he was the person that Jesus saw and demanded to stay in his house. Ma era la persona che Gesù vide e chiese di rimanere nella sua casa. We are Zacchaeus. Noi siamo Zaccheo. And yet we are also the crowd. E tuttavia siamo anche la folla. There are moments in our lives when we can tend to be judgmental by stereotyping people based on worldly criteria. Ci sono momenti nella nostra vita in cui possiamo tendere alla critica, giudicando le persone in modo stereotipato, in base a criteri mondani. There are also moments in our lives when we know we have done wrong and we need to repent. E ci sono anche momenti nella nostra vita in cui sappiamo di aver sbagliato e abbiamo bisogno di pentirci. Jesus must come to our house. Gesù deve venire a casa nostra. He is the only person that sees us and our true nature and can turn it around. Lui è l'unica persona che vede noi e la nostra vera natura e può trasformarla. Zacchaeus became the opposite of what he'd been all his life. Zaccheo divenne l'opposto di quello che era stato per tutta la sua vita. He became open-hearted. Aveva aperto suo cuore. But sometimes rather than being open-hearted, ma a volte invece di avere il cuore aperto, we are hard-hearted. Abbiamo il cuore duro. Whether through our own fear and insecurity, sia per la nostra paura e insicurezza, or because of the hurt, anger, disappointment caused by other people, sia per il dolore, la rabbia, la delusione causata da altre persone, or simply because we have no time for people we dislike, o semplicemente perché non abbiamo tempo per le persone che non ci piacciono. Sometimes we forget that our salvation is not for us alone. A volte dimentichiamo che la nostra salvezza non è solo per noi. We are meant to be open-hearted for a purpose. Siamo destinati ad avere il cuore aperto per uno scopo. Ezekiel 36, verse 26. Ezechiele 36, 26. And I will give you a new heart. I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. An open heart feels no compulsion to self-protect or put on airs. Un cuore aperto non sente l'obbligo di autoproteggersi o di darsi delle arie. An open heart sees no advantage in wearing a mask or building a wall. Un cuore aperto non vede alcun vantaggio nell'indossare una maschera o nel costruire un muro. An open heart knows it is hidden with Christ in God. Un cuore aperto sa di essere nascosto con Cristo in Dio. So there is nothing left to hide.
E quindi non c'è più nulla da nascondere. An open heart bleeds grace. Un cuore aperto emana grazia. An open heart is generous with its affections. Un cuore aperto è generoso con i suoi affetti. An open heart is missional with its passions. E un cuore aperto segue le sue passioni a pro del Vangelo. An open heart is hospitable to the joys and pains of others. Un cuore aperto è ospitale con le gioie e i dolori degli altri. It rejoices with those who rejoice and weeps with those who weep. Si rallegra con chi si rallegra e piange con chi piange. An open heart sits across the table from another and doesn't check its watch. Un cuore aperto si siede assieme all'altro e non controlla l'orologio. Soften our hearts, Lord. Ammorbidisci i nostri cuori, Signore. So that we can love you with all our heart, mind, strength and soul. Così che possiamo amarti con tutto il nostro cuore, la nostra mente, la nostra forza e la nostra anima. And our neighbors with everything we have. E il nostro prossimo con tutto ciò che abbiamo. Amen. Amen.